Un tavolo tecnico per capire e ragionare sulla fattibilità di un restyling dello stadio adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara che possa essere realizzabile sotto l'aspetto culturale, considerati vincoli esistenti, ma anche sportivo e con una sostenibilità economica. Questo è l'obiettivo su cui lavorano Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Pescara Calcio, Credito Sportivo e Soprintendenza che ieri si sono seduti attorno ad un tavolo a Palazzo di Città. Ho accolto ben volentieri. La richiesta da parte della Pescara Calcio insieme al Presidente del Credito Sportivo, il Dottor Abbodi, di eh, contattare la sovrintendenza per capire come muoversi all'interno di una ristrutturazione e riqualificazione dello stadio adriatico con i vincoli legati alla storicità della struttura. Noi vogliamo riqualificare e ristrutturare lo stadio adriatico. Per renderlo adeguato alle nuove esigenze del calcio nazionale e internazionale. Quindi, il presidente Abbodi è la garanzia che su questo progetto c'è il credito sportivo. Quindi c'è il livello nazionale di attenzione. Su questo si è deciso di creare un tavolo di lavoro tecnico dove ci saranno i tecnici del credito sportivo e i tecnici della sovrintendenza per capire che qual è il percorso per arrivare alla riqualificazione dello stadio adriatico. E noi siamo pronti a valutare la procedura perché pensiamo che quello stadio possa e debba essere riqualificato per renderlo più attuale. Poi vedremo che cosa emergerà da questi incontri con la sovrintendenza. Siamo pronti a confrontarci, a ragionare. Ripeto, il Presidente della Regione presente conferma la volontà delle istituzioni politiche ai massimi livelli di riqualificare lo Stato adriatico.